benvenuti ad un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Cronos. Negli anni le donne hanno raggiunto molti traguardi e vinto tante sfide, ma la parità tra uomo e donna nel nostro paese non è ancora raggiunta. Per celebrare l'8 marzo abbiamo sentito la voce delle italiane. Madri, mogli, figlie, determinate e coraggiose, impegnate nella corsa quotidiana per conciliare famiglia, lavoro, affetti, bisogni, donne che ce la fanno, nonostante tutto, in una sfida a volte solitaria per affermare diritti troppo spesso calpestati e negati, messi a tacere dalla violenza, il sopruso e l'abuso, fino alla morte. Noi, l'8 marzo, vogliamo celebrarlo così, con il volto e la voce delle donne italiane. Sono convinta che la giornata della donna vada celebrata. Non credo sia un rito superato, ma anzi, credo sia un momento per riaffermare il valore di noi donne. La festa della donna è una cosa importante per tutti quanti, quindi ci auguriamo che non venga mai dimenticata. Questa giornata è un modo di far vedere che noi donne durante il tempo abbiamo progressato e abbiamo gli stessi diritti degli uomini. La festa secondo me è importante se non resta fine a se stessa soltanto quel giorno, cioè che non sia sfruttata dalle donne per fare chissà che cosa, poi gli altri 364 giorni ci accontentiamo oppure continuiamo oppure vogliamo prendere il posto degli uomini. Tra noi giovani è festeggiata come vai a ballare, è sbagliato quello secondo me, perché non dovrebbe essere festeggiata in questo modo. Da festeggiare in quella maniera con ristoranti e spogliarelli e roba varia? No, proprio no, no. Il senso dell'8 marzo continua ad essere sempre lo stesso. Io non credo al fatto che si tratti di una celebrazione rituale. È una data che indica lotta, che indica anche rabbia, che indica passione, tutt'altro che una festa come viene tradotto adesso. E quindi deve nutrire le nostre lotte per il lavoro femminile, contro la disoccupazione, per la libertà di scelta sulla salute riproduttiva. Una battaglia non ancora vinta. Basti pensare che secondo l'Istat il capitale di una donna, ovvero il suo reddito e le opportunità di lavoro offerte, vale la metà di quella di un uomo. Il tema della parità è ancora un tema straordinariamente importante e ci sono tutte le ragioni perché magari non solo la giornata dell'8 marzo, ma quotidianamente ci si ricordi che se non si riconosce la cittadinanza piena delle donne, anche le possibilità di futuro del paese sono complicate. Secondo me il senso dell'8 marzo è ancora fortissimo perché noi soprattutto in Italia viviamo ancora una cultura profondamente retrograda, direi medievale, nei confronti degli uomini si riempiono la bocca con la parola femminismo, femminicidio e roba di questo genere e poi fanno opera di femminicidio ogni secondo perché continuano a schiacciare la nostra identità, continuano a non voler accettare che noi occupiamo posti di potere. Adesso abbiamo visto un po' col nuovo governo che ci sono parecchie donne, molte di più rispetto a prima, però secondo me la donna non è ancora arrivata totalmente alla parità o l'uguaglianza di diritti e spero che con queste giornate arriveremo a questa parità. La richiesta di una grazia è una delle molle che spinge milioni di fedeli a compiere pellegrinaggi in Terra Santa o nei santuari mariani di Lourdes e Fatima. Un miracolo è difficile, è più difficile. È stato un miracolo, è perché se un miracolo è difficile, un miracolo fa. Perché allora la gente quando succede un miracolo, capito? Una cosa che succede, dice, oh, miracolo, miracolo, tutto quanto, dice, miracolo, miracolo. E mai visto a uno che succede una cosa, c'è un miracolo. No. Perché è un miracolo di 50 punti. No, no, c'è stato un miracolo, miracolo e un miracolo. Al di là delle classifiche e dei dettagli, assistere a un miracolo, ricevere una grazia, riscoprire o trovare la fede, possono essere tutte molle valide, anche se non le sole, per spingere a un pellegrinaggio nei grandi santuari mariani, da Lourdes a Fatima, o per ripercorrere i passi di Gesù in Terra Santa. Anche in tema di miracoli, però, le regole vanno rispettate. Ad esempio, la guarigione deve essere straordinaria e imprevedibile, constatata e poi confermata da un'equipe medica, ratificata dal punto di vista ecclesiale e poi proclamata dal vescovo della diocesi competente. Infine, è ovvio che un miracolo che si rispetti debba essere anche duraturo, insomma, non precario o part-time, ma a tempo indeterminato. La ricerca del miracolo c'è, è che non si sa, prima di averlo,
che tipo di miracolo poi alla fine si otterrà. Il vero miracolo è ritrovare la serenità del cuore, avere la capacità di dare il senso a una vita, ritrovare l'armonia e soprattutto la pace in famiglia. Il record di presenze di pellegrini, fedeli o semplici turisti, spetta a sorpresa al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico, che con oltre 10 milioni di visitatori l'anno supera di gran lunga Lourdes, che con quasi 7 milioni conquista il primato in Europa battendo la concorrente Fatima. Sicuramente ci sono persone che vanno a Fatima proprio per chiedere una grazia, un miracolo, qualche aiuto speciale per una difficoltà. Hanno bisogno di un aiuto concreto e poi trovano non una soluzione per quell'aspetto puntuale, ma un aiuto per vedere la vita con un altro, con altri occhi, occhi della fede. E anche questo, se vogliamo, è un miracolo, diciamo. Sì, anche questo sono miracoli, miracoli che non hanno un aspetto spaventoso sicuramente, ma sono veri miracoli, miracoli della conversione interiore dei cuori. Tanto per dare qualche cifra, a Lourdes su circa 7.000 casi di guarigione dalle prime apparizioni della Madonna ad oggi, solo 69 casi sono stati riconosciuti come miracolosi dalla Chiesa. Sono tanti miracoli, non solamente il miracolo del corpo, il miracolo della nostra vita, ma il miracolo, come lo diciamo a Lourdes, bisogna approfondire un po' e dipende dalla nostra capacità a guardare che succede nella propria vita. Perché il miracolo succede, ma non siamo sempre capaci di capire questo. Motivazioni diverse spingono invece tante persone da tutto il mondo, cristiani come ebrei e musulmani, ma anche non credenti, a recarsi in Terra Santa. Il pellegrinaggio in Terra Santa non è tanto caratterizzato dalla ricerca di miracoli o di esperienze particolari, ma è caratterizzato soprattutto dalla ricerca di conoscere meglio, il desiderio di riconoscere meglio Gesù con la scrittura e i luoghi e farne esperienza personale. La ricerca di un miracolo, che la Chiesa Cattolica riconosce sempre con molta parsimonia, non è in contraddizione con la fede, non è considerata una magia o una superstizione. Il miracolo, per chi ha fede, esiste. Bisogna però stare attenti a evitare di legare l'esperienza della fede al miracolo. Il miracolo va visto come certamente come un sostegno a una fede che deve esistere per altre strade. Difficilmente una fede può nascere da un miracolo. È più vero invece che il miracolo sostiene una fede già esistente. In sintesi, i miracoli accadono, forse, ma senza la fede nessuno può fare miracoli. Qui. Ci parla? Io pensavo che si chiamava solo con pensiero. E invece io chiamo pure che parò. È capace che si sente chiamare, si convince più. Non so, tu ci pensi, se io riesco a muovere quelle cose, ha già risolto tutti i problemi miei. La nazionale di basket riparte, radunandosi all'Acqua Cetosa a Roma, dopo la delusione della mancata qualificazione ai campionati mondiali della prossima estate. La parola d'ordine è puntare sui giovani. Ripartire dai giovani. È la parola d'ordine della nazionale di basket maschile che si è radunata all'Acqua Cetosa di Roma agli ordini di coach Simone Pianigiani. Dopo l'europeo della scorsa estate, chiuso all'ottavo posto, che ha significato la mancata qualificazione per la rassegna iridata che si disputerà il prossimo settembre in Spagna, il gruppo azzurro non può fallire la qualificazione per i campionati europei di Ucraina 2015, il torneo che qualificherà per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove l'Italia, dopo aver mancato le ultime due rassegne a 5 cerchi, non può permettersi di essere assente. Per centrare l'obiettivo, il commissario tecnico ha deciso di chiamare in nazionale molti giovani, alcuni giovanissimi e protagonisti nel luglio dello scorso anno del successo azzurro nella rassegna continentale Under 20. Lo scopo è questo, il fatto di poter valutare e lavorare con giocatori che saranno protagonisti per i prossimi 10-15 anni nel nostro campionato e magari non solo. Quindi è l'inizio di un percorso oggi e siamo contenti perché sono stati due giorni di partecipazione vera da parte di tutti, dei giocatori e dello staff che ha lavorato con loro. Gli azzurri sono stati insieme per solo due giorni, ritagliati tra l'intensa attività dei club, ma tutti i ragazzi hanno lavorato al meglio mostrando dedizione e voglia di mettersi in mostra per tornare a vestire la maglia azzurra anche quando la prossima estate ci saranno le partite che varranno 3 punti e saranno disponibili anche i 4 azzurri della NBA. Vogliamo che si sentano dentro la famiglia e che questo sia un'esperienza per loro, sia un modo per farli tornare
nei club con uno status maggiore, sia un modo per noi per ricevere informazioni sulla loro salute, per collaborare anche con i club durante tutto il periodo, perché si possano avere atleti sempre migliori, fisicamente più pronti e più performanti. Tanti i giovani promettenti sui quali scommettere per un futuro radioso, molti dei quali si stanno ritagliando spazi importanti nelle loro squadre di club. In particolare Matteo Imbrò, capitano della Virtus Bologna a soli 19 anni, e Achille Polonara, giocatore simbolo di Varese a 22. Per loro l'obiettivo a lunga scadenza potrebbe essere la NBA, per ora si limitano a guardare le stelle del campionato professionistico a stelle strisce e fare il tifo. Mi piacciono Oklahoma City, dove c'è Kevin Durant e Westbrook. Chi è che ti piacerebbe eguagliare? Vabbè, Tony Parker, Steve Nash, sono giocatori che, non essendo né troppo alti né con qualità atletiche chissà che, però spero di arrivare a quel livello e magari superarli, magari. I giocatori più, diciamo, migliori secondo me sono Durant e LeBron James. Prima dovevo pensare a Varese e poi dopo a fine stagione si vedrà quale sarà il mio futuro, però diciamo che il sogno del cassetto rimane comunque. NBA. Sì. Ed ora, come di consueto, vediamo la settimana dei fatti. Giro d'affari calcolato in 25 miliardi di euro ed un volano con enormi ricadute. Ben 21 milioni i visitatori attesi, un'impresa colossale che creerà in Italia circa 200.000 nuovi posti di lavoro, con un valore aggiunto di 10 miliardi di euro che potrebbero far ripartire il paese. È la sfida dell'Expo 2015, la cui macchina organizzativa, a poco più di un anno dall'avvio, il 1° maggio del prossimo anno, ha ingranato la marcia. Ora è il tempo della massima collaborazione e azione per accelerare i tempi, un imperativo ribadito nel primo incontro tenutosi a Milano tra i vertici di Expo ed il nuovo governo rappresentato da 4 ministri. Ci sono 2 ministri che segnano la continuità e altri che stanno entrando nel tema, quindi perfettamente sotto questo aspetto. Noi intanto abbiamo fatto degli avanzamenti, quindi questi sono stati recepiti, è stato fatto un programma molto concreto. La parola che mi è piaciuta di più, e credo che una parte l'abbia detto il presidente Spacca, è stato far convergere le energie. Un tema affascinante e di estrema attualità, quello di Expo 2015. Nutrire il pianeta, energia per la vita, da declinare a 360 gradi con un ambizioso obiettivo: trovare modelli di sviluppo per assicurare a tutta l'umanità un'alimentazione buona, sana e sostenibile, capace di tutelare la biodiversità indispensabile per la salute del pianeta. Un tema ideale per il nostro paese, che sarà sviluppato al meglio nel padiglione Italia, che prende corpo e che avrà le forme di una foresta urbana, in cui l'architettura assume le sembianze di un albero, in cui il visitatore potrà immergersi e vivere un'esperienza emozionale. Quando si parla di responsabilità sociale d'impresa, la cioccolata italiana fa scuola anche in Svizzera. È qui infatti che la Ferrero ha deciso di presentare il suo rapporto 2012 di CSR, puntando tutto sui valori propri dell'azienda di Alba. Valori che Ferrero ha sempre avuto e coltivato prima ancora che venisse inventata la locuzione responsabilità sociale d'impresa. Siamo altamente rispettosi dei diritti umani dei nostri lavoratori, dei nostri dipendenti, che si considerano parte di una grande famiglia. E poi ancora rispetto assoluto dell'ambiente. Prima volta svizzera per la Ferrero, che a Ginevra dà lezioni di sostenibilità. Emissioni di CO2 diminuite di oltre il 12% e consumi di energia primaria tagliati del 15% rispetto al 2010. Importanti sono anche gli obiettivi, primo fra tutti quello anticipato di un anno e che prevede di raggiungere entro il 2014 il 100% di approvvigionamento di olio di palma certificato come sostenibile e segregato, cioè completamente tracciato dal campo al prodotto. Tempi di attesa troppo lunghi per i migranti che chiedono la cittadinanza. Ora il Ministero dell'Interno dovrà dare una risposta entro i 730 giorni previsti dalla legge. Lo dice una sentenza del TAR del Lazio su una class action promossa da Inca, CGL e Federconsumatori. Noi abbiamo rappresentato al Tribunale Amministrativo di Roma
una situazione di grave disservizio nella gestione dei procedimenti di naturalizzazione, ovvero sia di concessione della cittadinanza italiana. Come si sa, il termine che la legge fissa per la conclusione di questi procedimenti è di 2 anni ed è un termine che, secondo le informazioni che ci vengono dai territori, è sistematicamente violato. Soddisfatto della pronuncia, il patronato Inca CGIL. È una sentenza importantissima dal punto di vista del merito e anche dal punto di vista dello strumento, perché è la, per quanto riguarda noi, è la seconda class action che riusciamo ad ottenere con risultati positivi ed è una delle prime in Italia, perché lo strumento della class action è relativamente recente e soprattutto è poco utilizzato perché molto osteggiato dalla pubblica amministrazione. La collaborazione tra associazione dei consumatori e sindacato ha dunque funzionato bene. Realizzare nuove infrastrutture per migliorare i servizi dello scalo portuale e guadagnare posizioni sul mercato. Questi gli obiettivi per il 2014 dell'autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, che punta così ad accrescere l'occupazione nel porto. Lo scorso anno, il 2013, è un numero eccezionale dal punto di vista dei passeggeri, 2.538.000 passeggeri croceristi. Siamo cresciuti nel 2012 di oltre il 15% in termini di occupazione, del 4% nel 2013, però 2 anni fa noi abbiamo lanciato una sfida, che è quello di servire il nostro mercato di consumo, il mercato di consumo che è alle spalle del porto di Civitavecchia, che è il mercato di Roma, il secondo mercato di consumo a livello nazionale, il quinto a livello europeo. È chiaro che un porto non può rimanere monocorde e quindi ci accorgiamo oggi più che mai che quella scelta che abbiamo fatto 2 anni fa di puntare sul settore delle merci può dare dei risultati importanti. Costruiremo il nuovo terminal container, abbiamo la necessità e non abbiamo l'ambizione di servire altri mercati se non il nostro mercato di consumo, ma siamo convinti che questo possa essere un volano straordinario per lo sviluppo del nostro scalo. E questa era la nostra ultima notizia. Rotocalco ADN Cronos, come sempre, torna la prossima settimana. Se volete rivedere i nostri servizi, basta andare sul sito adncronos.com e cliccare sotto la sezione Media Center. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.